Vincenzo Nibali ovviamente si sacrifica e sta facendo la il grosso del lavoro in questo finale, telecamere fisse, ultimi 800 metri della 19esima tappa del Giro d'Italia. Nibali in prima posizione, Scarponi che vuole la prima vittoria di tappa per la Di Qui Giovanni e sarebbe per lui un nuovo successo al Giro, il terzo dopo le due tappe dello scorso anno. E poi Ivan Basso in terza posizione, Nibali si appesantisce un po', Basso vuole guadagnare il più possibile, si porta al comando. Ecco che Scarponi potrebbe tra poco lanciare la sua volata, 5 ore 26 minuti di corsa. Vediamo quando Scarponi proverà ad attaccare, se avrà le gambe, attenzione perché chiaramente non è facile. La strada spiana, siamo ormai praticamente al passo della Aprica con Basso in prima posizione che vuole guadagnare il più possibile per prendere la maglia rosa e dietro invece un po' appesantiti Arroyo, Evans, Vinokurov, Sastre e Gadré che sono quasi a 3 minuti dal terzetto di testa. Basso che tira negli ultimi metri, 300 metri alla conclusione, si volta Basso. Vediamo se addirittura sarà Nibali a provare la volata per la vittoria di tappa. Ecco che parte Scarponi ai 200 metri, Basso si mette alla sua ruota per conquistare almeno il secondo posto, la volata di Michele Scarponi davanti a Ivan Basso che prende anche i 12 secondi di abbuono. Michele Scarponi vince la 19esima tappa davanti a Basso e a Nibali, 5 ore 27 minuti di corsa per completare questi 195 chilometri e adesso è partito il cronometro e misuriamo il vantaggio di Basso che a questo punto è assai probabile, è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia.